Sono Roberto Rinaldini, maestro pasticcere dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani e per questa festa della mamma ho voluto realizzare due prodotti straordinari. E cosa c'è di più bello di festeggiare la donna più importante della tua vita, la mamma? E io per questa occasione ho pensato a un dolce che mi ricorda la mia infanzia. All'interno ci sono delle creme a base di tre tipi di fragole che vengono da tutta l'Italia. Ho scelto queste tre fragole perché ognuna ha una caratteristica diversa e insieme mi danno un equilibrio aromatico straordinario. E sul fondo c'è una parte croccante formata da una sbrisolona alla vaniglia e profumo di limone. Abbiamo questa vellutata di fragole. In mezzo un cremoso e frutti esotici per dare freschezza e un pizzico di acidità. Una purée ancora di fragole e l'esterno realizzato tutto a mano col sac à poche con una vellutata alla panna e vaniglia del Madagascar. Diciamo che la parte decorativa è stata realizzata in questo modo per far sì che poi i decori in aggiunta di cioccolato dessero questa forma invitante che rappresenta il cigno. E dunque è stato spruzzato con del burro di cacao e cioccolato bianco la parte superiore, donando questo effetto velluto molto elegante. E poi con un puff d'oro alimentare è stata data questa eleganza, questa importanza. I decori sono fatti in cioccolato bianco e il cigno d'oro, secondo me, è la torta perfetta per la mamma. Mentre sulla parte cioccolato ho voluto realizzare una sola pralina. Perché una? Perché deve essere qualcosa di unico da mangiare. All'interno ho scelto due gusti tipici italiani: il pistacchio, formato da un cremino leggermente salato con una parte croccante di wafer, mentre sotto c'è un altro cremino alla nocciola del Piemonte con una parte anche qui croccante formata da una sbrisolona alle nocciole, anche qui leggermente salata, tutto chiuso in una parte fondente per dare il contrasto e soprattutto diminuire la dolcezza e avere una parte più amara, e questo piccolo cuoricino rosso per dare importanza e dare l'amore che noi abbiamo per le nostre mamme. Auguro buona festa della mamma a tutte le mamme, nella speranza che i propri figli si ricordino di voi.